di aprire Acquisto Solidale. E, tra l'altro, l'idea mi è venuta dopo circa un anno che ero iscritto al mio GAS di Siena. Quindi dopo un anno avevo iniziato a capire le potenzialità di questa associazione dei consumatori critici dal punto di vista di risorse umane, di risorse etiche, anche di socialità, no? Socializzazione. E quindi dopo aver un po' assaggiato queste cose ho deciso di improntare un lavoro sul GAS. Anche perché, un po' perché per comodità mia, perché stavo già scrivendo un libro sull'alimentazione, quindi c'avevo tanto materiale da parte che potevo sfruttare per questa ricerca qui, tanti studi scientifici di tipo alimentare, sulle produzioni in ambito agroalimentare, la differenza nutrizionale dei prodotti, eccetera. È stato un po' difficile farlo accettare al relatore, devo dire la verità, perché di solito i medici sono un po', ecco, resti a trattare argomenti di questo tipo. Però alla fine sono riuscito a convincerlo, mi sono messo al lavoro e in 6 mesi ho spammato tutte le mail che ho trovato sul sito retegas.org, ho spammato di brutto per trovare alleati iscritti ai GAS che volessero partecipare allo studio e mi hanno aiutato in 195 iscritti ai GAS. Per trovare i non iscritti invece è stato un pochino più complicato, perché vabbè, tra amici, familiari, conoscenti, poi raccolta, diciamo, cartacea nell'ambulatorio del mio tutor, raccolta cartacea nell'ambulatorio di mia madre, che pure lei è un medico di famiglia e quindi mandava una mano con i suoi pazienti, eccetera, sono riuscito anche lì a trovare altri 196 pazienti. Quindi ho diviso, come dicevo prima, in due gruppi questa popolazione, il gruppo gas e il gruppo non gas, e sono andato a somministrare a tutti 3 pallosissimi questionari, infatti grazie ancora perché li ha fatti, perché lo so che erano noiosissimi, che riguardavano la percezione di salute generale, la percezione di salute gastrointestinale e delle caratteristiche basali varie che mi sono servite poi per la stratificazione dei risultati. Come a dire, quelle basilari tipo il sesso, l'età, l'indice di massa corporea, ma anche cose più interessanti come ad esempio l'attitudine al fumo, la quantità di bevande zuccherate e alcoliche consumata, piuttosto che la quantità di frutta, verdura e pane, e anche la tipologia di pane, perché ho indagato se la farina bianca piuttosto che quella semi-integrale, integrale, e il tipo di lievito, lievito madre, lievito chimico, lievito di birra, una cosa anche un pochino complicata. Che poi ho scelto questi 3 prodotti qui, frutta, verdura e pane, per 2 motivi. Sia perché, essendo prodotti freschi, costringono il consumatore, diciamo così, all'acquisto quantomeno settimanale, quindi è un ordine che viene fatto costantemente dal consumatore, sia perché sono prodotti, soprattutto se il pane è integrale con lievito madre, diciamo ipocalorici e molto ricchi di micronutrienti, no? Di vitamine, sali minerali, vitaminoidi, eccetera. Quelli proprio i nutrienti antiossidanti, quelli che fanno meglio per la salute, diciamo così. Poi ho analizzato tutti questi risultati grazie a mia sorella, che è una biostatistica, che mi ha fatto il lavoro più grosso e palloso. E ho tirato fuori un sacco di cosette interessanti, tra cui le cose più importanti sono che gli iscritti a gas sono più snelli. Ora lasciate perdere, sono un po' di risolini, io lo sapevo, perché tu lo dicevi, loro ridevano. Voi siete seduti e quindi non conta, cioè, voglio dire. Alberto è una personificazione del modello tipico. Anch'io, no. No, anch'io non è che sto male. Vabbè, comunque, di solito. Il mio campione, diciamo. Barbara mi ha messo a dieta, ma... tante volte. Tanto. No. Lo sa, c'è una tradizione francese. Magari lo cerchiamo il traduttore? C'è la signora che... C'è un traduttore simultaneo. Ok, perfetto. Bene. Sì, no. Non c'è problema. Iniziatore. No, è che qui, dunque, allora, vabbè, sono più snelli. Vabbè. Hanno i capelli. Hanno i capelli. Neanche quelli. Sì, vabbè, sono più snelli. Poi, poi che altro c'è? Fanno più attività fisica?
Albergare i bancali di arancia. Scusate, mi siedo. Sono fuori bersaglio. Dobbiamo fare bisogna arrivare a fare le arance tutte le settimane. Dobbiamo far arrivare le arance con i bancali tutte le settimane. Potrebbe essere un'idea, no? Anche le colleghe, importante. Allora, poi consumano molta più verdura rispetto al gruppo con gas, consumano un pane di qualità superiore perché con la farina, fatto con farina integrale o al limite semi integrale e con lievito madre, che è importantissimo per la qualità nutrizionale del pane, importantissimo. Magari ci dice le parole l'esperta, ha lavorato un berrino. No, comunque, tra l'altro c'è anche stato qualche, diciamo, risultato sorprendente, perché per esempio per il fumo non c'è stata differenza statisticamente significativa tra gas e non gas. E questo un po' mi ha sorpreso, perché ho pensato, ma come, i gassisti dovrebbero essere più attenti alla salute, stanno attenti sul cibo e poi fumano. Vabbè, insomma, quello da rivedere, eh. E sì, Alberto? Fa tenere così, mi ritiro fuori la sigaretta. Sono bravo, l'avevo messa via, adesso lo vuoi. E anche con la quantità di verdura consumata, per esempio, anche quella non c'è differenza statistica, ma forse perché la frutta, essendo un alimento zuccherino, è un po' più goloso, no? Gustoso, se la mangiano anche i non iscritti, no? Che invece la verdura magari fanno più resistenza ai non iscritti. E forse poi, la qualità della frutta e della verdura fa la differenza. Quello sicuramente, perché se una frutta la compri al supermercato non sa di nulla, non c'è piacere a mangiarla. Sì, magari di questo se ne parla dopo, perché la differenza qualitativa dei prodotti è estremamente legata, proprio a doppia mandata, al metodo agricolo utilizzato. Ci sono stati diversi studi, c'è stata anche una revisione della letteratura da parte dell'Unione Europea, che ha cercato di vedere quali sono le differenze tra i prodotti industriali e quelli, diciamo, tradizionali o biologici, no? E ci sono state delle differenze anche lì statisticamente significative, anche se gli studi devono essere migliorati, perché è difficile riuscire a comparare due metodiche agricole, no? Anche come caratteristiche dei terreni, del clima, eccetera. Però ci si arriverà. Dunque, poi altri risultati che ho visto è che i gasisti percepiscono la propria salute come migliore, sia da un punto di vista generale che gastrointestinale, e questo è statisticamente significativo. Quindi alla fine cosa ho tirato fuori? Che i gasisti si sentono meglio e seguono di più le linee guida internazionali per quanto riguarda l'alimentazione, quindi le cose sembrano strettamente correlate, cioè chi mangia bene, chi mangia meglio, no? Prodotti di alta qualità e vive in un certo modo a stili di vita sani, si sente meglio, perché effettivamente sta meglio. E io volevo evidenziare questo nella mia tesi e lanciare, diciamo, un sasso ai miei colleghi medici di famiglia nel dire: cerchiamo di coinvolgerli, questi consumatori critici, perché c'è gente in gamba, gente che ne sa più della media dei consumatori, cioè cerchiamo di allacciarci i rapporti e farci qualcosa, perché magari i medici di famiglia possono individuare qualche paziente che ha difficoltà dal punto di vista nutrizionale, indirizzarli al gas e magari fargli trovare una via, cioè un tipo di alimenti di altissimo livello qualità-prezzo, che appunto abbiano caratteristiche benefiche per la salute. Il risultato finale più o meno è stato questo, l'ho raggiunto. Comunque poi chiunque voglia, chi sia interessato a leggere la mia tesi, io posso darvi il link in modo tale che la possiate scaricare gratuitamente, e magari dopo me lo dite, mi lasciate la mail e me lo mando. Ecco, passo la parola. E mi è venuto in mente che correva l'anno 2004, con Carlin Petrini decidemmo di fare una cosa importante, perché negli ospedali era notorio dove si mangia malissimo,
si mangia ad orari improbabili. Io dirigevo già da molti anni un ospedale oncologico dedicato all'oncologia a San Giovanni Vecchio di Torino, dove il problema dell'alimentazione era molto grave per i pazienti, perché come sapete, insomma, le terapie che si fanno disturbano moltissimo l'apparato gastroenterico, diminuisce l'appetito, quindi insomma diciamo che è difficile trovare un'alimentazione idonea. Per cui con Carlo Impetrini si è deciso di fare una carta dei diritti dell'alimentazione in ospedale, e partimmo con una bella cosa che durò alcuni anni, in cui noi presentavamo in ospedale ogni mese in un luogo un po' speciale, in cui c'era una specie di trattoria, diciamo così, quelle che erano le condizioni che Slow Food andava riscoprendo in Italia. Come sapete, Slow Food ha avuto una grande capacità di rimettere il territorio in attenzione, di opporsi, diciamo così, alla monocultura, alla cultura intensiva, ma viceversa a valorizzare la biodiversità, e quindi noi riuscimmo ad avere un grosso finanziamento della Regione Piemonte e a portare avanti questo lavoro. Negli stessi anni, in particolare attraverso anche le relazioni di Carlo Impetrini, noi avevamo conosciuto dei produttori che si occupavano di rigenerazione dei terreni, e in quegli anni cominciammo a comprendere alcune cose che, devo dire, erano del tutto ignote, beh, naturalmente ai medici, ma erano ignote, credo, anche alla normale, sì, beh, sicuramente gli agricoltori ancora rimangono molto indietro rispetto a questo. Diciamo che la rivoluzione verde che c'è stata alla fine degli anni 40 è stata legata al fatto che molte delle armi chimiche che venivano usate nella Seconda Guerra Mondiale, per essere neutralizzate, furono buttate nel terreno. Si scoprì che con gli ortofosforici le piante crescevano straordinariamente. Questa fu una delle Alors donc j'ai organisé à partir des années 2000-2004 des ateliers de cuisine spéciale dans les hôpitaux en Italie avec une carte qui s'appelait les cartes des droits alimentaires des patients à l'hôpital et on a essayé de modifier la direction qu'avait l'agriculture conventionnelle qui était une agriculture intensive avec beaucoup de pesticides, beaucoup de fertilisants, et en utilisant plutôt en ayant recours plutôt à la culture biologique. À partir de là, donc, on a commencé à avoir des rencontres mensuelles avec les patients et avec les producteurs, les petits producteurs italiens, qui nous donnaient des matériaux, des matières premières pour faire des essais avec les patients qui souffraient en fait aussi à partir de leur maladie principale, qui était le cancer, parce que c'était un hôpital dédié, mon hôpital était dédié au cancer, et donc ils avaient souffraient des problèmes gastro-entériques plutôt importants. Donc à partir de là, on a développé cette sensibilité au biologique, à la culture organique, durable, parce que la tendance qu'on avait eue dans l'agriculture conventionnelle était d'utiliser de la chimie dans les terrains, qui produisait avec une grande capacité productive, mais qui avait complètement abattu la partie vivante de la terre. À savoir les bactéries qui sont et les champignons qui sont naturellement dans la terre. Alors, riprendo in italiano, scusate, non è giusto. Dicevo che la cultura biologica che si sviluppava in quegli anni, che prendeva piede in quegli anni, riguardava il fatto dunque che si tornasse alla terra per quello che è. La terra è un organismo vivo, perché il 30% della terra è costituito da batteri e da funghi. E questi batteri e funghi sono in effetti la parte che danno vitalità alle materie prime che noi usiamo. Che cosa succede con i pesticidi e con i fertilizzanti? Che la pianta assorbe la parte chimica e di fatto produce una cellula diciamo vegetale, che è una cellula piena di chimica. E noi mangiamo dunque un cibo che è sempre meno vitale dal punto di vista della sua capacità. Ora, noi abbiamo, diciamo negli ultimi 60 anni, sviluppato una grande attenzione chimica ai prodotti che mangiamo. Andiamo cioè a dissociare i componenti chimici. Questo è un modo di interpretare il cibo, non è l'unico modo di interpretare il cibo. Oggi, per esempio, proprio con il biologico, si è sviluppato un altro tipo di analisi, ed è la valutazione dell'indice ORAC, cioè di quanti antiossidanti possiedono le materie prime che mangiamo.
che è sicuramente un indizio di vitalità. E questa cosa dell'usare gli antiossidanti, di usare questo principio, vuol dire pensare al cibo come una sostanza che quando entra nel nostro stomaco dà luogo più che dei processi chimici, oltre ai processi chimici, anche dei processi elettrici. Questa riporta in qualche modo in vita l'antica tradizione cinese dello yin e dello yang, cioè del fatto che i prodotti che noi mangiamo hanno una, diciamo, una qualità energetica. Ora, questa idea dello yin e dello yang l'ha ripresa Franco Berrino. Franco Berrino in quegli anni, al tumore di Milano, aveva messo in piedi un ristorante per le donne operate al seno, a Cascina Rosa. E cosa faceva lì? Insegnava con dei cuochi a trattare le materie prime, intanto a prelevare dalle materie prime di tipo biologico e a usare anche un tipo di alimentazione diverso. Perché lo fece? Perché Berrino ha condotto i più grandi studi di coorte sulle donne operate al seno, cancro al seno, e aveva notato quanto i determinanti che modificavano poi l'evoluzione della malattia erano legati anche al cibo. Al punto tale che ha messo in piedi l'ultimo suo grandissimo studio, che era il Gara 5, nel quale ha cooptato 10 ospedali italiani per inserire questa alimentazione per prevenire le metastasi del tumore. Noi siamo stati uno di questi ospedali e io ho fondato un GAC all'interno degli ospedali. Si chiamava GAC invece che GAS, perché invece che un gruppo di acquisto solidale era un gruppo di acquisto cooperativo che era sostenuto dalla provincia di Torino. La provincia di Torino in quegli anni decise di fare un sostegno alla povertà, che stava già cominciando a crescere, e fece quindi 10 GAC con il suo proprio sostegno. Uno di questi nel mio ospedale si rivolse in particolare al progetto di Ana 5 di Berlino. E che cosa abbiamo visto con questo? Che la capacità che il cibo ha di modificare l'evoluzione del tumore è impressionante. Quindi i concetti sono tre. Noi dobbiamo immaginare che dobbiamo avere un cibo naturale, un cibo vitale con una grande quantità di antiossidanti e un cibo che abbia una grande carica batterica, una carica batterica naturale. Perché questo elemento? E beh, su questo devo dire gli ultimi 20 anni della medicina hanno ribaltato il paradigma a cui eravamo abituati, cioè il fatto che, come dire, il batterio sia il nostro principale nemico è un errore, ma molto grave, perché noi ospitiamo nel nostro organismo miliardi di colonie batteriche, una gran parte delle quali sta sulla nostra cute, ma una parte sta nel nostro intestino. E nel nostro intestino queste colonie batteriche hanno un senso enorme. E come vengono vitalizzate? Dal cibo che mangiamo. Cioè noi di solito troviamo nel nostro intestino le stesse colonie batteriche del cibo a cui siamo esposti di più. Se mangiamo chimica non avremo più batteri nel nostro intestino. Il nostro intestino diventerà un bellissimo tubo di Geberit dove passano le cose e avremo problemi, ma non solo di tipo gastroenterico. Come abbiamo scoperto di recente, i batteri del nostro intestino sono anche dei modificatori del DNA, sono in grado quindi di accendere e spengere i nostri geni, e una gran parte delle malattie di cui siamo ormai affetti in maniera epidemica, come il diabete, malattie neurodegenerative, probabilmente l'Alzheimer, sicuramente l'autismo, sono tutti collegati al fatto che il nostro intestino non è più colonizzato appropriatamente da batteri nel numero e nella qualità necessaria. E che quindi avere un cibo biologico significa anche avere un intestino che funziona meglio, e non funziona meglio soltanto perché così abbiamo delle funzioni, diciamo, regolari, ma perché in realtà da quell'intestino lì, che è il nostro secondo cervello, intestino, abbiamo un controllo generale su una gran parte delle malattie che oggi sono veramente a diffusione epidemica, e probabilmente sono a diffusione epidemica a causa dei pesticidi che abbiamo dato nella terra e che hanno un effetto sicuramente per chi li usa e per chi ci vive a fianco con grossi problemi neurodegenerativi, ma li abbiamo anche su coloro che consumano il prodotto, perché alla lunga quel prodotto depauperato di qualunque forza vitale evidentemente incide poi sull'efficacia dell'azione del nostro intestino. Bon, je vais traduire pour les Français. Alors, ces années-là, plus ou moins 2005. Excusez-moi, bonjour, c'est Corinne, la vostra traduttrice. Ah, bah, la sta parlando in francese. C'est anche la signora che gentilmente sta. Très bien. Bon, alors, en tout cas, il y avait un épidémiologiste à l'Institut Humeur de Milan qui s'appelle Franco Berrino, qui est maintenant
un médecin très connu en Italie qui fait vraiment une action d'éducation alimentaire pour toute la population italienne. Bon, à ces années-là, il avait conduit des grandes études au niveau à l'échelle européenne, surtout sur les femmes qui avaient subi une intervention chirurgicale au sein pour un cancer du sein. Et à l'époque, il avait donc des données qui lui permettaient de considérer l'alimentation comme un déterminant de santé très important dans la prévention des métastases à distance sur le cancer du sein. Quindi, parla di un... No, ma... Dovresti... Beh, un complimento, ecco. Povera, povera. Alors donc à partir de là, il avait il avait organisé à Vuoi dire che sai parlare benissimo francese? Bravissima. Veramente. Un restaurant à l'Institut Mère de Milan qui s'appelait la Ferme Rose. Et ce restaurant, en fait, avait éduqué pas mal de patientes à une alimentation de type macrobiotique. Parce que déjà, il avait donc des études là-dessus sur la qualité des matières premières et surtout biologiques. Et pourquoi cela? Parce que quand on mange des matières premières qui ont été cultivées dans un terrain naturel, on a plein de bactéries. Et les bactéries et les champignons qui sont dans les terrains, ce sont les mêmes qui vont coloniser notre intestin. Et donc à partir de là, notre intestin fonctionne d'une façon absolument efficace et correcte, alors que si nous consommons et mangeons des matières premières qui sont pleines de chimie, en effet, notre intestin n'a plus la même quantité de bactéries à l'intérieur qui lui permet de, non pas seulement de mieux fonctionner en tant qu'intestin, mais qui est aussi en mesure de modifier la qualité des maladies, la santé des gens vis-à-vis de maladies comme le diabète, comme les maladies neurodégénératives, l'autisme, parce qu'évidemment, la fonction des bactéries dans notre intestin n'est pas seulement celle de mieux fonctionner pour la fonction d'évacuation, mais aussi pour le fait que la capacité des bactéries, c'est d'influencer les ADN de nos cellules et de produire donc des effets à distance sur la qualité générale de notre organisme. Donc Franco Berrino a conduit à une grande étude finale sur 500 000 femmes en Europe atteintes du cancer du sein et qui ont démontré que l'alimentation, cette type d'alimentation, allait changer complètement les destins de ces femmes vis-à-vis de métastases. Eh bien, à l'époque, moi j'ai organisé un des groupes d'achat solidaire dans mon hôpital sur la surveillance des Franco Berrino, qui était soutenu à l'époque par un financement de la province de Turin et qui a permis effectivement de modifier largement l'impact de l'alimentation de ces femmes et aussi du quartier dans lequel l'hôpital est pensé. Ho fatto mi pare che avete abbastanza detto. No, fai parlare, assolutamente. Direi che almeno io per carità posso andare avanti, ma visto tutte le cose che ha detto, credo che si possa anche magari aprire un dibattito perché le una prima domanda però io visto un punto che fate pure. Aspetta prima lei. Io posso diamo spazio alle donne. Certo. Allora non lascio le cose interessanti. Ho paura di chiedere da cosa a cosa. Esatto, è la stessa domanda che volevo fare. Qua non si è sentita però. Ripeti, io non ho sentito perché non si sente qua. Mi ha chiesto in che modo posso congiungere i due approcci. Intanto sono impressionanti entrambi, perché di fatto sia quelli che sono stati i risultati della tesi, che magari per certi versi uno poteva aspettarsi, ma non in maniera così eclatante. E d'altra parte quello che ci racconta lei sono
cose secondo me rivoluzionarie, ma rivoluzionarie davvero, perché di fatto quello che diceva Rossana, ma io il francese non lo so, io posso provarci, ma... No, ma c'è la signora che traduce. Cioè... Ma sono cose rivoluzionarie e in particolare io non sapevo, io seguivo Candiolo, so che anche Candiolo ha questo discorso della dieta e ha un progetto proprio sulla prevenzione delle recidive da metastasi, con dei risultati enormi, cioè con la dieta si riusciva a prevenire nel gruppo pazienti seguite fino a un, mi sembra un 20-30%, addirittura in alcuni casi un 40% di recidiva. Quindi noi stiamo parlando di come in realtà l'alimentazione curi, ma curi davvero, sia in prevenzione primaria, che quindi è quella di, dei pazienti che non sono malati, sia in prevenzione secondaria di qualcuno che di fatto ha già avuto una malattia importante come può essere un tumore mammario e può con l'alimentazione evitare che questa malattia torni a perseguitarlo, quindi come metastasi e come, come recidiva. Dal mio punto di vista, io faccio il medico di famiglia da poco tempo, faccio il medico di famiglia da 4 anni, prima ho fatto tante cose, guardia medica, pronto, promozione della salute e sebbene fossi già sensibile al discorso della promozione della salute, il mio approccio è cambiato tantissimo con i DAT, proprio per questo, perché, e da quando ho avuto figli, ma questa è un'altra questione molto grave, vabbè, non tiriamola fuori, perché di fatto mi sono resa conto sulla mia pelle di quale fosse la differenza nel nutrirsi e nell'alimentarsi, quindi queste due cose qua, e quindi quello unito alle spinte dell'ASL ad una maggiore sostenibilità anche del sistema sanitario mi hanno portato invece di magari proporre più facilmente l'integratore, il farmaco, la via più facile, diciamo, insistere un po' di più su quello che è invece lo stile di vita. E di fatto io credo che un po' sia questo la congiunzione tra le due, nel senso che il paziente è in qualche modo deve essere responsabile il paziente. Noi tutti siamo responsabili di quello che mangiamo e della nostra salute. E questa è una cosa molto importante perché viene la tentazione di chiedere la risposta più facile. Quindi davanti magari a un colesterolo un po' più alto, a un sovrappeso, a una glicemia che non è proprio perfetta, a quella che è una sindrome metabolica. La sindrome metabolica altro non è che tanti piccoli problemi, quindi il colesterolo un po' più alto, i trigliceridi un po' più alti, un po' di obesità, la circonferenza addominale che non è più quella della modella, la glicemia un po' più alta, tutte queste piccole cose che di per sé non sono patologiche, tutte insieme fanno quella che di fatto è una patologia, che è la sindrome metabolica. Allora, molto spesso a me capita di trovarmi davanti un paziente che mi chiede la pastiglia. E molto spesso non la pastiglia, ma magari l'integratore, qua si apre un altro mondo che magari se ci sarà tempo approfondiremo anche. Quindi da una parte il paziente, la persona deve rendersi conto che nutrirsi può essere la risposta più salubre e più duratura. E dall'altra anche noi medici dobbiamo renderci conto che per quanto più difficile è più salutare, insistere su questo discorso del cambio, ma non solo dell'alimentazione ma proprio dello stile di vita. Non è facile, il problema è riuscire a cambiare paradigma, cioè la tentazione non deve essere la pillola, ma la tentazione deve essere il benessere, no? Il cercare di vivere bene, mangiare bene, ma vivere bene a 360 gradi, frequentare persone che ci fanno bene, ma nutrirsi anziché alimentarsi, fare la famosa corsa per togliere lo stress e avanti così, insomma. Scaricare le arance quando... Scaricare le arance, questa è una colpa perché io non vado mai a scaricare le arance, ma è vero, chiedo scusa, da quel punto di vista faccio poca attività per il gas, dal punto di vista ma tu non hai bisogno. Questo è un po' un approccio, però insomma... Siamo qua secondo me anche per... Guarda, io ho una domanda, visto che siete tre... Non ho fatto domanda a nessuno! Siete tre medici curanti. E quindi io volevo capire se questa cosa si coniuga alla realtà... Tra un po' siamo tre medici studenti. Esempi molto grandi, parliamo di Candiolo piuttosto che... Però io vorrei capire, nella vita di tutti i giorni, vi è capitato un paziente arriva da voi
quindi con problemi che voi riscontrate come discorso di cattiva alimentazione e così via, e avete proposto questo tipo di soluzioni. Uno, se il paziente vi ascolta, e due, se avete potuto misurare effettivamente, cioè quanto il mangiare bene è utile poi a questo punto a, a prevenire o a curare, comunque star bene fisicamente. Fatto io? Poi abbiamo... Allora sì, è capitato che dei pazienti venissero con queste problematiche e queste richieste. Ora, da questo punto di vista, io non avendo un rapporto continuativo con i pazienti, come chi fa il medico di famiglia del tempo, ho più difficoltà a seguirli, perché il counseling nutrizionale non è one shot, ma va, cioè il paziente va seguito nel tempo, gli vanno spiegate piano piano le cose, perché il cambio di vita è difficile, è possibile, è difficile, è anche divertente però, sotto certi punti di vista. Però il paziente va aiutato, piano piano, non gli si può dire tutto insieme, se no non ci riesce, perché è troppo gravoso, va aspettato, i suoi ritmi, le sue cose. Il discorso che tu dici è giusto, bisogna proprio avere, secondo me, in mente una sospensione del giudizio, perché cambiare la stile di vita è una roba complicata. Sì, non si può aspettare che nel momento in cui ti vedo e ti dico che devi dimagrire, tu dopo un mese venga a 10 kg in meno. No. Bisogna avere una mentalità molto, secondo me, aperta, in cui uno entra nell'ottica che questo cambiamento dello stile di vita magari ci impiegherà 15 anni, ma poi quando avverrà sarà reale, vero? Cioè, ma avete avuto esperienze di questo tipo di percorso, anche solo avviato, cioè questo tipo di sensibilità, questo tipo di... Allora, io gli unici due esempi, diciamo, che ho sono in famiglia, perché... diciamo la mamma di venire anche lei. Mia mamma... Mia mamma... No, fa... Medico di no, no, sì, ma non la fa bene. Avere pazienza. La responsabilità del paziente, cioè fare rispetto al paziente, la sua abilità. Però è appunto responsabilità, ma non colpa. Perché non colpa, ma non colpa. Ah, scusa, è proprio... No, ma non l'hai detto. No, ma nel senso, no, deve essere una cosa così, un favore. Sì. Esatto. Sono d'accordo. Esatto. Mia mamma ha un problema di colesterolo alto, sui 330 ce l'avevi all'inizio? 350. Allora con lei abbiamo iniziato un percorso, no, dietetico, prettamente dietetico, perché lei lo sa che il problema principale è lo stile di vita, e con il tran tran di tutti i giorni non si riesce a volte, diciamo, a essere proprio ligi, e la difficoltà sta lì poi alla fine, cioè riuscire a cambiare in maniera definitiva, piano piano, sempre un pezzetto di più, però poi alla fine, diciamo, imparare quelle cose per sempre, insomma, piano piano, no? E ora quant'è? Un anno e mezzo, no? Che stai... E per ora come siamo messi? Il tiro si chiama 200... che non è male, considerando che non riesci a fare attività fisica al momento. Le domiciliari non valgono. Però insomma è un bellissimo risultato, secondo me. Bellissimo risultato. Poi vabbè, anche un altro esempio, sempre familiare, che è... Però di quello non ne parliamo. Tu è che ti menano, cioè tu è che ti usci incontro e poi ti menano. Ormai stanno qui, riprendo. No, perché sempre... Avete due macchine diverse. Sempre... Io non ce l'ho, non ce l'ho la macchina al momento. No, cioè comunque ecco, per dire che con loro c'è un contatto più stretto, quindi c'è anche modo di sentirle più spesso, eccetera, darle delle direttive un pochino più sul breve periodo, breve medio periodo, è più facile. Col paziente invece magari ci dici anche tu. Sì, le tre ragioni che credo abbiamo messo un po' in serie rispetto a questo grande cambiamento, beh, intanto per cominciare ci sono pochissimi medici che sanno queste cose, perché la mia generazione non sa niente di tutto questo e non si è per niente aggiornata, quindi già non è che incontriamo da pazienti molti medici che ci direbbero questo.
La malattia grave è un grande incentivo, cioè una malattia veramente grave e seria in cui uno ha un rischio elevato di ricaduta o di morte è un elemento che certamente ha spinto molte donne a fare questo cambiamento e probabilmente a indurre anche il proprio ambiente familiare poi a, a cambiare. Questa è una cosa. La seconda è un, diciamo, un certo godimento palatale, cioè bisogna che ci si trovi del gusto in questo, anche perché il junk food viene fatto apposta per essere molto soddisfacente a livello palatale. Questo è l'elemento che cioè vengono fatti degli studi per capire che cos'è la cosa che piace di più. Ora il livello, diciamo così, della bocca nella, nell'induzione del desiderio per esempio è molto elevato, quindi noi dobbiamo ricostituire anche una capacità selettiva per cui il cibo non è solo bello da vedere come queste belle mele rosse tutte cerate che sono orribili poi in realtà, ma magari la mela più di tipo più antica e più bruttarella che però ha una grande, un grande gusto. La terza cosa me l'ha insegnata Carlin Petrini e devo dire che siccome lui è un mago io su quella roba lì ci credo parecchio, è la narrazione. Noi dobbiamo inventarci delle storie, delle favole, un immaginario che porti la gente in un'altra esperienza ma che abbia in sé tutti gli elementi tipici della favola, quindi una grande, insomma, una, un grande investimento su quello che è l'aspettativa, la curiosità, il fascino. Ecco, l'altra cosa che peraltro invece mi sembra oggi drammatica è l'aspetto della, del valore, perché il cibo spazzatura costa praticamente niente, il resto del cibo è molto caro. E quindi quando tu devi dire a una persona che cominciare una dieta sapendo che sia che è nelle condizioni di non potersi permettere una certa spesa è un elemento secondo me molto discriminante. Quindi la cosa del gas ha di fatto questo, per esempio, che ha un aspetto solidaristico, certi costi possono essere abbattuti, c'è una forza del gruppo per esempio nel motivare le persone. E poi credo anche una cosa, a questo mi ha fatto arrivare Franco Berrino, quando un cibo ha un alto indice ORAC, cioè ha molti antiossidanti, in realtà va consumato meno. Meno quindi vuol dire meno intake di calorie, quindi si ingrassa meno, e meno spesa. E questi possono essere due elementi che possono essere, diciamo, di supporto ad una scelta, ad un riorientamento delle scelte alimentari. Marco? Io credo che sicuramente è utile anche spiegare come i produttori producono. Ad esempio, chi va al supermercato e fa carne di maiale a 3 euro al chilo, si pone mai la domanda come fa? Però e spiegargli che esistono gli allevamenti di 3 livelli e i maiali con cui vengono la carne a 3 euro al chilo sono quelli che mangiano gli escrementi del piano di sopra. Però poi perché non ne posso spendere 9 al chilo? No, lo so, però così qualcuno comincia a riflettere prima di mangiare e acquistare quella carne lì. Puoi mangiare una volta in meno. Sicuramente si può cambiare il tipo di alimentazione, quello senz'altro. C'è uno spunto interessante sulla tesi di Giuseppe, dove praticamente parla proprio di qualcuno paga quei costi, non è che quella carne costa 3 euro al chilo, quella carne, lui fa l'esempio di un hamburger che dovrebbe costare, cita una fonte, che dovrebbe costare 150 euro un hamburger, perché il problema è che sì, l'hamburger costa poco, ma scarica tutti i problemi a partire dalle aziende che producono e inquinano, a partire dalla salute che si va a scaricare sulla sanità pubblica, chiaramente c'è questo tipo di problema. Poi, cioè, siamo onesti, il discorso è che poi quando uno vede 3 euro al chilo, ragazzi, cioè, bisogna anche un attimino fare conti tasca. Come gas tante volte abbiamo fatto un attimino questo tipo di ragionamento sul fatto che ci sono dei cibi che costano di più. Uno dice, ma com'è possibile che il pollo che noi per esempio compriamo da Aimone ha un costo quando al supermercato lo paghi niente? Poi vai, noi andiamo sempre a visitare Aimone, abbiamo visto il ciclo produttivo e così via, ti spiega la differenza e dici, mizzica, magari ne mangi di meno, però cerco di mangiare in maniera un pochettino più sana, più, no? Ma è anche inevitabile, nel senso che questo è anche un convegno di sostenibilità, però la sostenibilità va pensata davvero in un'ottica di 360 gradi. Non solo non è sostenibile un processo produttivo di quel tipo, quindi del pollo che ti costa 3 euro, ma non è sostenibile il peso di tutto il resto, perché
anche solo andare a pensare a quelli che sono i costi per la sanità e la salute pubblica di tutti quelli che sono i farmaci che servono per riuscire a contrastare l'eccesso metabolico e l'errore alimentare, e questo non è sostenibile. Bisogna in qualche modo tutti quanti trovare un approccio differente, e l'approccio differente è di sicuro quello che discuto dell'educazione, perché il problema non è tanto se ha la risposta, ma se si fa la domanda. La questione è quella, perché però il problema è che nelle risposte, nelle domande, sorgono molto spesso spontanee, cioè le domande e le risposte derivano da quella che è un'educazione e una cultura. Se uno non ha un approccio educazionale o un approccio culturale, in qualche modo questo deve arrivare, ma deve arrivare dagli strati più bassi agli strati più alti. Tant'è che immagino che una delle stratificazioni dei gruppi di acquisto solidale sia anche non tanto la cultura tecnica universitaria, ma proprio l'interesse e la curiosità. Cioè, il problema è che in questo cambio di paradigma deve sorgere la curiosità, sorgere l'interesse, sorgere la tentazione, come diceva anche giustamente Rossana, la tentazione non più per quello che è studiato per essere palatabile, ma per quello che deve essere narrato come storia, come tradizione, come... bisogna affezionarsi al benessere, non so come dire, è una frase che non è... Cioè, forse... è la storia dei cicli produttivi, può... Esatto, esattamente. Il fatto di andare, ma anche portarci i bambini a vedere come funzionano le cose, iniziare da processi di educazione, di promozione all'informazione fin da basso, ma cioè, lo dovrebbe fare anche l'ASL, nel senso, tutti quanti dobbiamo fare, cioè, anche, sì. Assolutamente. Ci sono momenti, vivendo nel gatto, diciamo un'esperienza personale, mi è capitato come presidente di un GAS di essere invitato a visitare un pastificio biologico in centro Italia, e mia figlia che si è messa il cappellino ed è entrata a vedere come viene fatta la pasta, e viene spiegata l'enorme differenza della materia prima del cereale italiano rispetto a quello che arriva nei container, di cui adesso sta venendo fuori il problema. A 10 anni faceva già capire la differenza, e questo è proprio quell'aspetto lì, dove i GAS sono anche responsabili, se vogliamo, cercare di illustrare di più questo tipo di atteggiamento, di problema. Ecco, rispetto al tema di prima su come vengono allevate, per esempio, in maniera intensiva gli animali da macello, la prima emergenza di quest'anno dell'OMS è l'antibiotico resistenza nel mondo, che fa circa 5 milioni all'anno di morti, che secondo me sono ampiamente sottostimati. Ecco, una gran parte dell'antibiotico resistenza è nata negli allevamenti intensivi, perché queste bestie che vivono in questa maniera assolutamente impossibile e assolutamente non fisiologica, oltre ai loro problemi di carattere psichico che magari vanno a impattare anche sulla qualità della loro carne, comunque hanno bisogno di essere assolutamente... continuamente sotto antibiotici, perché il livello di infezioni altrimenti in questa maniera assolutamente non normale di allevamento li renderebbe estremamente suscettibili a infezioni, per cui noi abbiamo anche creato questo problema, e gli antibiotici hanno lo stesso effetto sul nostro intestino del pesticida, cioè sostanzialmente sterilizzano il nostro intestino, sterilizzano il cibo, sterilizzano l'intestino, tutta questa sterilità ci fa molto male, abbiamo capito. Dopo tanti anni di aver creduto al contrario, cioè che era necessario per la sicurezza alimentare avere tutti i cibi sterili, il cibo sterile serve se noi abbiamo bisogno di farlo girare per tutto il globo, come fanno attualmente adesso in questi mega container, per cui il cibo viene prodotto nei posti dove costa meno produrlo e viene imbarcato ancora da maturare su queste enormi cisterne, viene portato in giro per il mondo finché lo viene scaricato nel posto in cui rende di più venderlo, e nel frattempo hai bisogno di tenerlo sterile, perché se per caso quel cibo fosse un cibo che ha ancora della vitalità, quella vitalità nel giro di poco lo renderebbe immangiabile, quindi il cibo deve essere sterile. Tutto questo ciclo, come diceva lui prima, si scarica effettivamente poi sui costi generali, che nessuno però attribuisce alla fettina di lonza. La lonza costa 3 euro al chilo, ma tutto il resto lo paga il cittadino, anche in termini di salute naturalmente. Osservazioni? Partendo dal presupposto che in generale sono abbastanza d'accordo sulla impostazione che mi chiedeva
secondo me ci sono due grossi punti da affrontare sulla natazione. Alza la voce perché qua non si sente. A parte l'aspetto... Ti alzi in piedi magari. Ci sono, allora dicevo, partendo dal presupposto che sono abbastanza d'accordo col quadro generale che date, secondo me ci sono due aspetti sulla narrazione che sarebbe importante mettere un attimo in discussione, cioè la parte del riuscire a costruire un discorso che si discosta da quello che è adesso il discorso sul cibo biologico, sul cibo made in Italy, su tutto quel tipo di produzione di un cibo che comunque è considerabile come un'attrazione turistica, diciamo, no? Cioè tutte quelle fiere che sono anche in realtà in parte legate a Slow Food o piuttosto che a Italy, piuttosto che a altri marchi di questo genere. Che producono lo food e italismo. Certo, non le metto sullo stesso piano. No, chiaro, non le metto sullo stesso piano, però per certi versi il meccanismo è simile. Cioè si crea un. Cioè si crea un. Cioè, due sono grandi amici. Dal punto di vista commerciale, prettamente commerciale, di marchi, di pubblicità. Si crea una questione, non soltanto di marchi di pubblicità, ma si crea una questione da un punto di vista economico, quindi su una fascia medio-alta di spesa possibile, dall'altra di tempo, nel senso che beh, che vengono in qualche modo costruiti come cibi del tempo libero in una qualche misura, ok? Quindi non come il cibo quotidiano che tu normalmente vai a prendere al mercato. Perché del tempo di qualità, no? Della serata. Perché c'è la costruzione della qualità come qualcosa che non è la cosa di tutti i giorni. Non essendo la cosa quotidiana, perché non posso permettermi, non posso andare a fare la spesa in tre posti diversi, perché non posso andare a fare la spesa al mercato, al supermercato, dove posso prendere quelle tre cose che per forza di cose devono essere impacchettate, imbustate e poi al gas, no? Quindi faccio la spesa tutto al supermercato, prendo tutto lì, quello è il tempo quotidiano. Poi nel mio tempo libero vado alla fiera, vado però, alla... questo discorso che tu fai è assolutamente correttissimo secondo me, nel senso che effettivamente il prendersi il tempo per andare a Slow Food, andare al mercato andare direttamente dall'agricoltore a comprarsi la frutta, è effettivamente tempo di qualità, però bisogna anche essere secondo me, non so come dire... esigenti per se stessi. No, ma non solo esigenti, in realtà no, temperanti, cioè secondo me è vero che uno non può pretendere più tempo. Esatto, uno però può cercare a tendere ad avere sempre più tempo di qualità, non puoi partire dal presupposto di averlo magari tutti i giorni, però già avere, come si può dire, l'obiettivo di riuscire ad inserirlo e far sì che piano piano divenga parte del quotidiano. Si riallaccia un po' al discorso del prima, che bisogna avere pazienza, cioè i cambiamenti non possono essere immediati ed epocali, perché se no durano poco. Settimana vai al mercato, poi non puoi più lavorare e perdi altre cose. Cioè, io direi che come dire, è un aspetto che va messo un attimo, va costruito all'interno di questo discorso in modo che non venga in qualche modo sottratto, no? Perché poi è molto rischioso, comunque si rischia molto di finire sempre a fare una cosa che è legata soltanto a ceti medio alti, quindi è abbastanza rischioso. L'altro bene questo discorso. Io però volevo aggiungere qualche cosa, volevo capire se nella questione c'è anche un elemento morale, nel senso che la narrazione che noi possiamo immaginare può anche avvalersi di espedienti, diciamo così, non totalmente etici, perché questo poi è uno dei temi. No, per me questo è... Sai cos'è? Che è un po' il discorso che stava accennando Giuseppe. Mentre negli Stati Uniti, da quello che leggiamo, ormai il cibo biologico, cioè quelli che possono permettersi, perché lì è proprio una fascia economica, sono pochi, cioè solo il ceto medio ambiente che può permettersi, gli altri mangiano cibo spazzatura ricco di zuccheri, perché questa è la realtà in questo momento negli Stati Uniti, quindi crea obesità e così via. In Italia, ma penso anche in Europa, abbiamo la possibilità di avere cioè un livello intermedio in cui ti aiuta. Molti in Europa perché cioè, se uno va in Olanda poi parliamo d'Italia, parliamo d'Italia per l'obesità infantile, attenzione, abbiamo un processo secondo me che va a peggiorare immediatamente in tempi molto brevi. Però abbiamo il diabete infantile in Italia con i gruppi di acquisto è chiaro che lì hai un piccolo vantaggio
di qualità-prezzo, perché non posso dire che costa di meno nel gas, è un buon rapporto di qualità-prezzo, però ti si richiede, visto che non è un supermercato, ti si richiede chiaramente il fatto di partecipare. E qui rientra il discorso anche che diventa una specie di consapevolezza e socializzazione un po' del circuito, dove a questo punto entri in un consumo critico piuttosto che a questo punto solo prettamente per il motivo voglio il cibo sano, perché non è un supermercato, se no vai da Italy, vai da da Italy e così via, paghi di più e c'è il cibo tanto figo. La risposta c'è già sul discorso che della serie, noi abbiamo fatto la scelta del gas, io da Italy non ci vado, ma non per altro, perché il discorso, noi abbiamo fatto questo tipo di scelta, dove però ti richiede comunque un certo tipo di percorso, comunque sia di attività a scaricare le arance, vero? ti richiede un certo tipo di discorso. C'è un modo per approcciarsi che non ha dei costi soltanto da ceto medio ambiente, ma c'è un modo per approcciarsi a questo tipo di cibo in modo che sia sostenibile anche economicamente, fermo restando che forse anche il discorso che, e questa è una domanda che faccio a voi, forse mangiamo troppo, facciamo poca attività fisica e mangiamo troppo per quello che ci serve, perché l'altra domanda era quale, quanta, cioè il discorso comunque sia sul fatto dell'attività fisica, lo so che qualcuno me l'ha scritta queste domande, cioè farle io è assurdo, però insomma. No, scusa un attimo, sì, scusa. Alberto, perché intanto volevo dire una cosa, che chi fa parte del ceto diciamo più abbiente secondo me ha proprio una responsabilità precisa all'acquisto di questi prodotti anche se sono più costosi, proprio per quello che diceva lui, cioè se aumenta la domanda aumenta l'offerta, allora chi ha più soldi ha una responsabilità precisa, chi ha meno soldi deve trovare delle strategie intermedie che secondo me sono rappresentate dal gas, come diceva Alberto, c'è un ottimo rapporto qualità prezzo, il migliore che c'è in giro probabilmente, sulla maggior parte dei prodotti almeno di uso comune, che richiede un po' di partecipazione, cioè si scambia un po' di tempo col denaro, questa è l'unica cosa che volevo dire. Poi finisci perché stavi chiedendo un'altra cosa, però ti abbiamo interrotto tutti. No, perché in realtà, come dire, la questione della partecipazione attiva in realtà secondo me è uno dei punti critici, più importanti e che potrebbero essere più utili, perché in realtà di base cioè, c'è un grossissimo deficit di partecipazione pubblica, no, in generale. E quindi c'è anche una grandissima mancanza di reti, di socialità, di mobilitazione non direttamente etichettabile come politica, perché adesso comunque viene visto in maniera molto negativa quell'aspetto, quindi porre la mobilitazione e far passare attraverso la mobilitazione all'interno di un gap tutta una serie di concetti come sono quelli della solidarietà, del mutualismo, secondo me è abbastanza, no? È abbastanza il punto, è abbastanza quello su cui effettivamente si può lavorare rispetto a tutta una serie di persone che magari di base non gli verrebbe nemmeno in mente di entrare all'interno di quel circuito perché non lo conoscono, non gli interessa, non hanno tempo, non hanno modo, eccetera, eccetera, no? Sì, cioè, era proprio era per... io sono d'accordo con te, come diceva Rossana, scusa. No, come diceva Rossana, bisogna arrivare in modo che le persone ci arrivino a queste cose, non è un percorso che puoi forzare, il fatto magari a questo punto di scegliere di mangiare in un certo modo, la quantità più o meno, e soprattutto di scegliere il tipo di cibo, a parte che è una scelta politica, perché è la scelta politica quella politica, esatto. Però ci vuole un tempo di maturazione che in ognuno di noi è diverso, c'è chi ce l'ha prima, c'è chi a questo punto ce l'ha purtroppo a seguito di malattie e così via, c'è chi invece magari pensando a lo fa prima. Poi c'è la quotidianità, cioè io vivo in una famiglia, noi siamo in un gruppo d'acquisto, poi c'è il fatto che mia moglie lavorando nell'ufficio prende parte, va sul mercato, fa la spesa, cioè attenzione, neanche secondo me lo sbaglio di essere estremamente oltranzisti, no? Cioè, integralisti che della serie, ragazzi si fa quello che si può, se si vive nel quotidiano. Da questo punto di vista qui, come ti dicevo stamani, secondo me la biodiversità anche nel fare la spesa è importante, perché non è che se siamo per il gas e per tutti i biologici allora i supermercati vanno chiusi, ci va a piccare il fuoco eccetera, cioè è comunque un canale che può servire, no? Togliamogli però dei consumatori per portarli dalla parte più utile, però non è che vanno, cioè non è che vanno fatti fuori tutti i supermercati, deve essere secondo me almeno nell'economia deve essere un canale che deve sopravvivere, magari un pochino ridimensionato nel potere, però deve sopravvivere.
c'era la signora. Quello che avevi detto tu prima sulla responsabilità almeno delle persone che se lo possono permettere di incominciare, così aumenta la richiesta. Purtroppo ci sono non poche, ma tante persone che economicamente stanno bene, ma fanno delle scelte diverse, tipo preferisco avere la borsa di Borbonese a 300 euro e mangiare la roba del Penny, senza offesa al Penny, perché magari ci sono delle cose buone al Penny. Ma gente che abita qua vicino, se passa al Penny, vede che fuori è pieno di SUV, fuoristrada, eccetera, eccetera. Quindi mi viene da dire, non è legato solo economicamente. Io preferisco non comprarmi la maglia, usare quella che mi passa mia sorella, che tanti miei amici non l'hanno mai vista, ma mangiare come si deve. Ma è una scelta personale, forse dovuta all'ignoranza, alla poca conoscenza. Ma di solito che c'è il SUV, c'è la borsa Prada e va a fare spesa Penny, ci avrebbe i soldi anche per fare spesa. Sì, però sono delle scelte. Quindi quello lì, esatto, quello è un discorso. C'è il SUV. Sì, però chiaramente l'informazione deve lavorare anche su di loro, cioè non è che bisogna. Beh. Tanto per aggiungere sale sulle ferite, quando è stato in pensione hanno chiuso il GAC nel mio ospedale, nonostante tutto. Cioè la dimostrazione è che comunque non c'è nessun investimento da parte, per esempio, dell'autorità sanitaria. Cioè, le Molinette, che era il reggente del mio ospedale, avrebbero dovuto tenere il GAC, anzi portarselo addirittura alle Molinette, come li avevo invitati a fare. Ma perché sono progetti alla No, il problema è che proprio non c'è congiuntura teoretica su questo argomento. Cioè la gente non capisce qual è l'elemento promettente per la promozione della salute ad avere una cosa come questa. Il caso della sanità è che non capisce ancora il risparmio. Capisce il risparmio? No, è che non lo capisce a lungo termine. Cioè, esatto, perché sul breve termine lo capisce benissimo, fa tagli dappertutto. No, ma è il risparmio vero. Il risparmio vero è quello sul lungo termine. Laura? Infatti volevo fare questa domanda, ma sembrava tornasse un po' indietro, adesso si inserisce. Dal punto di vista di parlo della parte più medica, meno economica, della parte più medica, che può portare le persone a fare scelte diverse di alimentazione, come alimentare i propri figli, come scegliere il proprio stile di vita. Dal punto di vista medico avete raggiunto attraverso studi, Berrino e anche esperienze pratiche in ospedale, delle consapevolezze che sono scientificamente provate. A livello generale però noi notiamo da utenti che possiamo avere la fortuna di incontrare un medico come lei che ci accompagni e ci indirizzi, spesso si vive un'altra frustrazione, di sentirsi diversi, di sentirsi di vivere una rivoluzione personale, familiare o con pochi amici, nel nostro caso, che condividiamo, però che non venga riconosciuta e che a volte purtroppo viene osteggiata, perché mi pare che ci siano ancora direttive dell'OMS, per dire, sull'alimentazione dei bambini, che io come mamma, un bimbo di 4 anni, non mi sono sentita di seguire. Allora, se non segui delle direttive, il 90% dei pediatri magari ti consiglia di far diverso o magari ti giudica una mamma, come dire, che si arroga un diritto che dovrebbe essere quello del medico. Ma se ci sono delle nuove consapevolezze negli ultimi anni, che la parte di prevenzione è una parte importante, che non solo cura anche chi ha già avuto la malattia grave, degenerativa, eccetera, sulla parte pediatrica, cioè che cosa fa l'Istituto Superiore di Sanità, cioè che cosa passa poi a livello nazionale, internazionale, nazionale, e poi i medici che dovrebbero aggiornarsi, ma non è che devono aggiornarsi perché sono delle persone che nel frattempo hanno incontrato un gas, ma ci dovrebbe essere una direttiva, una politica su queste, su questa salute che va non solo curata ma preservata prima. C'è qualche cosa di nuovo che si sta muovendo a livello proprio di mondo medico? Allora, diciamo la prima cosa, il PIL cresce se siamo molto malati, non cresce se siamo sani. Questo è già il primo dato, già gli indicatori economici ci penalizzano subito lì. Secondariamente l'impatto dell'industria farmaceutica è così forte che ci sono ormai dei testi molto importanti come Medicina d'Italia e Crimine Organizzato di Peter Goetz, che fa tutta una rassegna dei processi che hanno perduto le grandi industrie farmaceutiche nel mondo per farmaci che erano pericolosissimi per la nostra salute e per le quali, per metterli in commercio, tenerli in commercio, negare l'evidenza, si sono spesi migliaia e migliaia di dollari.
e sono pronti a pagare migliaia di dollari per pagare le multe dopo i processi che perdono, perché l'investimento economico generale è così forte, per cui devo dire che l'impressione che ricevo dalla, ecco appunto, dalla legislazione, da quello che succede in Italia e all'estero peraltro, è che non è questo il pensiero che sta vincendo, questo pensiero sta perdendo. Carlin Petrini e io avevamo avuto l'incarico dal ministro Turco di fare per tutti gli ospedali italiani una rivitalizzazione dell'alimentazione in ospedale, che peraltro devo dire per quel tempo che si sta degente in ospedale non conta assolutamente niente, cioè non sono quei quattro giorni di degenza che cambierebbe la vita a nessuno, però per esempio poteva instillare un'idea, no, appunto pedagogica, e poi comunque magari poteva anche essere utile per chi lavorava lì, perché magari ci lavori 30 anni e la mensa la consumi tutti i giorni, quindi mangiare meglio anche per gli operatori sedentari non sarebbe una cosa da poco, oltretutto sarebbe molto educativo. Beh, e il ministro cadde con la caduta del governo Prodi e poi nessuno ci ha più chiamati, nessuno ci ha mai fatto nessun tipo di proposta su questa. Franco Berrino non mi pare che goda di grande fama all'interno del mondo medico, quindi diciamo che per esempio sulla questione alimentare la tensione sta crescendo con una lentezza esasperante. Nella facoltà di medicina non si passa nessun esame sull'alimentazione, nonostante che la maggior parte delle malattie di cui siamo affetti o è determinata direttamente dal cibo, perché ne mangiamo poco e moriamo di fame o siamo denutriti, o ne mangiamo troppo e siamo obesi e da lì comincia una serie infinita di malattie, oppure perché proprio il cibo ci fa veramente male, come lo zucchero per i diabetici, però non passiamo neanche un esame sull'alimentazione, non sappiamo nulla di quelle che sono le correlazioni che ormai appunto godono di grandi evidenze scientifiche sui rapporti per esempio fra una certa situazione, perché ci sono tanti celiaci, c'è un'epidemia di celiaci in questo momento, sapete perché c'è? Me l'ha spiegato un grande panificatore, un giovane brillante panificatore. Dunque, le farine che vengono utilizzate adesso per panificare sono così povere che per riuscire a fare un pane che sia mangiabile bisogna addizionare di glutine. Ora, il glutine è una macromolecola che il nostro intestino respinge, quindi quando arriva un pane così carico di glutine, non oggi, non domani, ma tra qualche anno, il nostro intestino comincia a manifestare segni di intolleranza, che può andare all'intolleranza, alla celiachia, ma noi vediamo un'epidemia di celiaci anziani che non è mai esistita prima, perché il celiaco era una malattia che praticamente era congenita, cioè ce l'aveva la nascita. Poi ti si manifestava nei 10 anni successivi in un paese in particolare come il nostro, che consumava molto glutine nelle paste, nelle patate, nel pane. Però poi adesso abbiamo questo tipo di fenomeno e dipende dal tipo di panificazione che viene fatta. Una cosa che mi spiegavano, per esempio, come mai quando mangiate una pizza arrivate a casa la sera e morite di sete? Perché la pizza non viene lievitata prima, lievita nel vostro intestino, quindi quando voi la mangiate di fatto cosa fa? Raccoglie, ha bisogno dell'acqua che non gli è stata data prima, quindi c'è tutta una serie di ragioni che stanno soprattutto nella velocizzazione dei fenomeni. Perché si devono avere gli allevamenti intensivi? Perché gli allevamenti intensivi consentono di avere un pollo che in 6 mesi viene portato alla cottura. Una bovina. Una bovina deve fare non so quanti, 40 litri di latte al giorno, cioè una cosa pazzesca. Cioè vengono fatte una serie di cose. Il consumo di acqua oggi, dissennato, per cui c'è carenza d'acqua nel mondo, è legato agli allevamenti intensivi. Ora, per mangiare quella fettina di carne schifosa che fa anche male alla salute, noi consumiamo l'ambiente in tutti i sensi, l'acqua, la terra, li riempiamo di antibiotici, li facciamo vivere malissimo, poi magari la carne quando è macellata è piena di tossine perché questi animali vivono uno stress terrificante prima della morte. Cioè, c'è tutta una serie di ragioni sulle quali bisognerebbe fare una riflessione. Vi consiglio di leggere i libri di Norman Pollard, che ha preso fra l'altro la Laurea Honoris Causa proprio a Pollenzo, perché devo dire che proprio rompono un paradigma sul quale noi siamo... Michael Pollan, il giornalista? Norman Pollan, questo esperto di agricoltura. Oh. E beh, questo è un soggetto che veramente ti dà un'idea su come noi possiamo ripensare i rapporti nel mondo, a partire proprio dalla natura. Perché anche l'agricoltura, mi permetto di dire, noi adesso abbiamo l'idea che il biologico è facile, lo compriamo negli discount, c'è dappertutto, anche nei discount c'è il biologico.
Ma abbiamo idea di che cos'è per un agricoltore fare biologico, quanto gli costa, quanto costa l'investimento, se riuscirà a vendere i suoi prodotti, se riuscirà a metterli sul mercato, se riuscirà a mantenere la produzione? Cioè, ci sono delle difficoltà oggettive alla riconversione in agricoltura che non sono delle banalità. Allora bisogna capire che l'agricoltura è un terribile, una catastrofe economica per chi la pratica. Allora ci vorrebbe che un paese decidesse di passare da agricolo che era ad industriale come è diventato negli anni 50 e ritornare agricolo. Perché noi non abbiamo neanche una sovranità alimentare, cioè vuol dire che se noi qualcuno non ci porta più il famoso grano che arriva dal Canada pieno di glifosato, noi non facciamo più pane, non facciamo più pasta. Beh, insomma, sono questioni di geopolitica non da poco, bisogna riflettere. Allora, io penso per esempio che un governo ha un dovere dal punto di vista della linea da tracciare in termini, come abbiamo detto, sostenibilità, salute, cibo. Per esempio agricoltura. Questo è un paese agricolo che aveva una grande tradizione agricola e a cui si è dovuto fare un cambio molto repentino grazie alla narrazione. Vi consiglio di leggere un bellissimo libro di Maurizio Pallante, Destra e Sinistra Dio, perché fa una ricostruzione narrativa di che cosa è successo in Italia fra il 47 e il 57 grazie a Carosello, che ha trasformato un paese agricolo in un paese industriale, facendo fare al bifolco italiano la parte di essere veramente la frangia residuale e più marginale del paese. Sono cose che servono ovviamente per creare un nuovo spirito e l'adesione a nuovi modelli. Dopodiché abbiamo campato di macchine e adesso vediamo se torniamo a campare di agricoltura. Onde evitare che vi tagliate le vene, perché lo spirito non è quello. Il discorso che se siete qua, voi siete già mossi per una coscienza critica, per informarvi. Quindi lo spirito di oggi non è quello, ovviamente non si possono dire storie o dire va tutto bene. Ci sono catenati che continuano a seminare questa cosa e nonostante le volte la fatica, in macchina stamattina con Giuseppe dicevo, alle volte sono demoralizzato verso gli italiani, non vedo il cambiamento, non c'è la voglia di sforzarsi di cambiare sulle cose. Però non è vero, perché comunque siamo in questo posto, c'è tanta gente che è venuta, addirittura chi anche dalla Francia, dalla Spagna, da più lontano. Qualcuno c'è che si muove e continua a avere questo tipo di stimolo, per cui è un qualche cosa che il cambiamento è sempre, soprattutto positivo, molto lento, molto lento. Mi faceva notare, perché non ci avevo mai fatto caso, Giuseppe, che i gruppi di acquisto non sono nati da 50 anni, stiamo parlando di fine degli anni 90, che sembra tantissimo, ma per un qualche cosa che non è spinto politicamente, che non ha la sua la campagna mediatica, che non c'ha nessun tipo di favore, guardate che i passi sono stati da gigante e anche una trasformazione, perché una volta era soltanto per alcuni cibi, noi adesso nei panieri abbiamo dal pesce e così via, vuol dire che aziende si sono informate, si stanno sbattendo per fare questa cosa qua. Certo, siamo un fenomeno residuale, non siamo un fenomeno di massa, però come diceva sempre Giuseppe, c'è sempre una piccola parte positiva e una piccola parte negativa, in mezzo c'è una massa che sta a noi a questo punto, anche un pochettino col nostro passare parola o quello che sia, riuscire magari in qualche modo a incuriosire, perché in loro poi nasca questo tipo di processo. Ma io ho fatto una domanda con l'autogol prima, ma non mi hanno risposto. Cioè il discorso è che abbiamo parlato del cibo, ma voi che siete medici, che siete a contatto con pazienti e così via, la parte di attività fisica, si chiacchierava prima sul fatto, dicevo, sì, ok, l'attività fisica va fatta, dopodiché uno arriva stanco dall'ufficio, stressato, quindi non riesce neanche ad avere la forza per uscire. Quanto questo va a unirsi alla parte di alimentazione, quindi visto che siete, insomma, vi chiedo un consulto gratuito praticamente, quanto questo può aiutarci insieme all'alimentazione a stare più in salute? Io. Mazza, l'ho stroncato. No, un consulto gratuito vi offro di affermare. Dunque, il discorso dell'attività fisica è chiaramente da integrare a quello sull'alimentazione. Intanto, quando si parla di attività fisica e di alimentazione, si parla di bilancio energetico. Cioè, perché va fatta attività fisica? Perché quello che consumiamo, quello che introduciamo nell'alimentazione, va in qualche modo bruciato e non basta il nostro metabolismo basale, che è quello che abbiamo attivo sempre a riposo, a bruciarlo,
ma serve anche qualcos'altro. Io mangio molto ananas, mi dicono molto, che brucia i grassi. Quindi dobbiamo bruciarlo quel surplus, altrimenti lo mettiamo in ciccia, no? Quindi l'attività fisica è assolutamente fondamentale, ma non è che serve chissà che quantità spropositata l'attività fisica. Ora, le ultime linee guida dell'OMS, le più recenti, mi sembra che, ora non ci dovrei riguardare perché mi coglie un attimo, però mi sembra che, che parlassero di, per gli adulti al di sopra dei 65 anni, 30 minuti tre volte a settimana, quindi 90 minuti a settimana. Cioè non è niente 90 minuti a settimana, uno si va a fare una passeggiata un quarto d'ora al giorno e ha fatto, capito? Cioè questa è l'attività consigliata dall'OMS. Invece per i più giovani forse è 120 minuti a settimana, una cosa del genere. E per i bambini ancora di più, perché chiaramente hanno bisogno di essere più attivi. Comunque anche questo, se volevi, io ora non me lo ricordo, se volevi di giro le linee guida, ma sono banalissime, sono proprio tre cose. In realtà è ancora, cioè, non è neanche seguire la linea guida del fare il 30 minuti, lei mi chiedeva se basta la bicicletta. Ora dipende, ma... perché se tu hai la tua bicicletta davanti a un muro e devi per 30 minuti pedalare, è noioso, muro, è noioso. Devi trovare stimoli anche. Ragazzi, dobbiamo anche trovare stimoli nel fare le cose, e perché sennò... Cioè, dobbiamo prendere il cane e portarlo a passeggio. Allora, comprate un cane. Ma porta il cane, ma vai a piedi l'ultima fermata della metro, oppure vai a comprare. Cioè, l'attività sportiva io penso. Ma poi allora, io mi rendo conto di essere davvero quella un po' meno qualificata come approccio, però posso proprio dire di avere un approccio molto pratico e molto, come si può dire, terra a terra anche con i pazienti. Cioè non possiamo pretendere che uno riesca a stare dietro a fare 30 minuti anche 5 giorni a settimana, sempre. Ci sarà la settimana in cui uno lo fa 4 volte e la settimana in cui uno lo fa 2 volte perché aveva tante riunioni e non riusciva a farlo. L'ottica dell'attività sportiva non è soltanto i benefici che lui ha descritto, che sono correttissimi, e ti aumenta il colesterolo tra virgolette buono, l'HDL, e ti riduce la glicemia, e ti riduce di fatto comunque anche il peso, aumenta la tonicità, riduce lo stress, riduce il rischio di fattori cardiovascolari, tutte queste cose qui sono giuste, però dobbiamo anche trovare il gusto nel fare le cose, quindi davvero il cane da portare a spasso, l'amico da andare a trovare, o l'amico con cui fare qualcosa. O non prendi l'ascensore e fai le scale. Fai le scale, parcheggi lontano e vai a piedi. Non è la quantità. No, perché noi abbiamo così la mente, siamo al parcheggio esattamente sotto al posto di lavoro. Sì. No, che poi anche, cioè diciamo che secondo me, io quello che ho provato io è che l'attività fisica dà anche assuefazione, cioè nel dire all'inizio è un po' dura, no? Perché un sedentario deve iniziare il primo mese e mezzo, anche due, fa un po' fatica, però dopo, cioè, i risultati sono tangibili subito, cioè ci si sente meglio e dà assuefazione, come le droghe, cioè uno c'è sempre più voglia di farla. Ma è una droga perché l'endorfina perché rilascia, esatto, droga, no? Precisamente. Produrre endorfine in via continuativa tutti i giorni ti dà quel senso di pace e di benessere che ti permette, esatto, di sentirti davvero bene e forte. Esatto. È una droga naturale, no? Ce la stimoliamo da sola. Una volta se la facevano in vena i poveri tossici, adesso noi ce la produciamo facendo sport. La loro cosa continuano in realtà. Sì, però in principio è lo stesso. La droga serve solo perché noi abbiamo i recettori per le endorfine. Questa è la ragione per cui la droga funziona. Comunque, io vorrei invece finire con una nota ottimistica, perché penso che siamo in chiusura, giusto? Allora, noi siamo il primo paese del mondo dopo l'India come vegetariani, nonostante che appunto, come siete, il nostro governo e le nostre istituzioni siano tutte state pochissimo proattive per farci cambiare abitudini. Siamo il primo paese d'Europa nel consumo di energie alternative, abbiamo invertito da diversi anni l'acquisto fra biciclette e auto, quindi devo dire che zitti zitti questo nostro paese sta dando dei segnali molto interessanti. E poi vi dico una cosa, così in chiusura, anche fare sesso è un'ottima maniera di fare quindi quella per esempio aumenta sicuramente le endorfine. Esatto. Ottima chiusura. Ragazzi, fate l'amore, non fate la guerra. Come si può raggiungere i genitori, no, cambiando, si diventa genitori in quella maniera, no, una volta che si hanno i figli, si riescono a raggiungere i genitori e a mandare alcuni messaggi
sì. Devono raggiungere i nonni, i genitori lavorano. No, ma scherzo, è vero, purtroppo da... no, era una risposta banale, però non è così facile agganciare i genitori, perché comunque, io lo dico da genitore, io ho due figli piccoli, e lavorando tanto, sono tutti dei processi di sensi di colpa propri del genitore che poi quindi tende a gratificare il figlio nel modo sbagliato, pur essendone consapevole, quindi con il doppio senso di colpa. Non è facile, non è per niente facile agganciarli, anche perché di fatto andrebbe aumentata anche proprio la consapevolezza del genitore di quello che è il futuro del figlio. Il discorso che faceva Rossano sull'obesità infantile è quotidiano, e ci sono bambini dai 2 anni, 3 anni che hanno degli indici di massa corporea che sono mostruosi, che mi portano in ambulatorio, magari io li posso prendere dai 6 anni in realtà, però penso che anche lei concordi, magari portano questi bambini con una proprio chiara, franca obesità e li portano a me perché io dico al bambino che non deve mangiare. Ma tutti i giorni, cioè, ma a me capita settimanalmente di trovarmi delle situazioni di questo genere. Cioè, quello che diceva lui prima sulla partecipazione è correttissimo. Cioè, io non sono una che ama dare colpe, però responsabilizzare sì. Cioè, i genitori di adesso, io trovo, da genitore di adesso hanno poco tempo, ma probabilmente anche una volta c'era poco tempo, forse non è neanche quella una scusa, però forse è più facile cadere in quelle che sono dei circuiti di gratificazioni non corretti. Cioè, magari una volta la gratificazione era andare in montagna tutti insieme, adesso la gratificazione è più facile fargli vedere la televisione o dargli la merendina. Quindi al genitore andrebbe, ma lo dico a me stessa, andrebbe insegnato come gratificare diversamente il figlio e poi come essere effettivamente anche severo. Io scherzavo sul ruolo dei nonni, ma in realtà non scherzavo fino a un certo punto. I nonni ormai sono diventati un ruolo super attivo nella società e di esempio, perché i nipoti passano tantissimo tempo con i nonni e i bambini vivono dell'esempio. E di fatto sono, secondo me, più facile agganciare il nonno che agganciare il genitore, però è una mia opinione personalissima, quindi non è medico questo. Oppure questo se discorso. Il governo ci mettesse lo zampino si potrebbero agganciare i bambini già dall'elementare. No, si dovrebbero agganciare, dovrebbero essere i bambini, anche da scuola. Però ad esempio una collaborazione tra scuola. Una collaborazione tra scuola e insegnanti, medici e genitori. Ad esempio, stamattina ero ad un convegno e si parlava di, lo faccio bene, quindi filmati che si potrebbe proiettare nelle scuole spiegando il valore del cibo, come viene coltivato. Ecco, infatti, cambiare le scuole e continuare. Cioè, visto che sarei anche presidente, lo faccio bene. Brava, cioè, indegnamente. Non si potrebbe, ad esempio. Io ho già contattato Giuseppe, infatti ho preso il suo riferimento, perché l'idea è proprio questa, cioè di fare una serie di corti o comunque altri mezzi in qualche modo si troverà poi insieme per comunicare il valore / i valori del cibo, fra cui quello importantissimo è anche della prevenzione delle malattie, perché io sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto, e quindi il cibo ha questo ruolo fondamentale fra gli altri. Perché in quella maniera si riuscirebbe a raggiungere i ragazzi. Questo è uno dei mezzi che si possono, cioè, che si possono usare. No, perché alcune cose adesso magari lei lo sa anche meglio. Qui a Davigliano sono state fatte con delle risposte eccezionali. Io ho un fratello internista che si occupava proprio di promozione della salute e ha fatto per tantissimi anni promozione della salute spiccia nelle scuole qua di Avigliana, alle medie mi sembra. Con delle risposte eclatanti sull'interesse, perché oltre all'educazione alimentare faceva banalmente educazione sessuale, quindi immaginatevi, da lì proprio si partiva alla grande. Ed era stata una risposta veramente eclatante, perché poi buttando i semi nel modo giusto e nelle teste giuste,
le cose che vengono fuori sono davvero interessanti. Bisogna riuscire ad agganciarli, ma... Secondo me è l'unica maniera, perché così agganci i ragazzi e agganci i genitori. Mm. E quindi sì. Non è così automatico. Abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di tantissimi argomenti. Per acchiosare un po' di tutto, cosa dobbiamo fare, a cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo a fare la spesa? Cioè, ok, la fettina magari a 3 euro di maiale, adesso lui praticamente è etichettato per la fettina di maiale, era 3 euro, lui è etichettato. Cosa dobbiamo evitare, cosa dobbiamo fare attenzione a, sul mangiare? Se ci date qualche consiglio pratico, perché prima si parla di antiossidanti, io da ignorante dico benissimo, ma dove li trovo? Bravissimo. Quindi che cosa ci potete consigliare? Intanto gli antiossidanti sono quasi esclusivamente prodotti vegetali, quindi già prodotto vegetale uguale salute, mediamente è così. Poi, il prodotto è tanto più benefico quanto meno è lavorato, cioè quanto più è vicino alla forma che trovate in natura, quindi il cereale deve essere integrale, meglio se in chicco piuttosto che in farina o prodotti da forno, per dire. Le verdure è meglio comprarle, diciamo, al fruttivendolo, no? Che le lavate voi e poi le cucinate, piuttosto che trovarle al bancone già tagliate, che hanno perso nutrienti. Meglio il chilometro zero, perché nel trasporto da una parte all'altra del globo si perdono nutrienti. La stagionalità, bravissima. Meglio verdure di stagione, che poi di solito sono anche quelle a chilometro zero, quindi di solito vanno a braccetto. Poi di solito meno ingredienti miglior prodotto, quindi se leggete le etichette ci sono più di 3-4 ingredienti puzza. Poi leggete le etichette, perché alcuni ingredienti fanno proprio male alla salute, tipo i famosi grassi trans, i famosi sciroppo di glucosio e fruttosio, eccetera eccetera. Poi io quello che consiglio io, ad esempio, se non avete un produttore di fiducia da cui vi rifornite, è la cosiddetta, quella che chiamo la rotazione delle marche, cioè comprate prodotti di marche diverse, magari se preferite biologico, prodotti biologici di marche diverse, perché purtroppo non è che tutte le aziende sono trasparenti, né? Quindi ci sono dei produttori biologici che in realtà non fanno biologico, alcuni fanno delle frodi, alcuni insomma. Quindi se variate il produttore siete, diciamo, abbastanza sicuri che magari uno su 7 faccia la frode e gli altri 6 no. Sì, per dire. E poi ecco, altra cosa importantissima, come dicevamo all'inizio, è acquistare prodotti che derivano da metodi agricoli che rispettino il suolo e gli esseri viventi, perché di questi metodi vi potete fidare perché ecosolidale? Allora, ecosolidale è un discorso, è una modalità economica. Ecosolidale è una modalità economica che favorisce i lavoratori dei paesi del sud del mondo, cioè se comprate un prodotto ecosolidale siete sicuri che quei lavoratori vengono pagati il giusto, vengono trattati in un certo modo, hanno diritti sindacali eccetera. Però non è detto che il prodotto ecosolidale sia biologico, non sempre. Quindi si parla di biologico, nel senso il marchio biologico di solito assicura che venga eseguito il regolamento europeo sulla produzione biologica. Però ci sono anche dei produttori che non hanno il marchio biologico per motivi economici, per motivi ideologici, eccetera, che però facciano prodotti tali e quali a biologico. Quindi in questo, anche qui subentra il gas, perché il rapporto di fiducia col produttore, diciamo di grande distribuzione, marche note, Barilla Bio. Barilla Bio, allora, hanno uno stabilimento dove fanno la pasta Barilla Bio e l'altro dove fanno la pasta Barilla Non Bio? Allora, quello dipende dalle materie prime, non è tanto dallo stabilimento, cioè se gli arrivano le materie prime bio, poi bisogna vedere da dove vengono le materie prime bio, agricoltura UE, agricoltura non UE. Agricoltura UE, non UE, ecco. Funziona un po' così. Il mercato del biologico adesso bisognerà fare molta attenzione, sta cambiando. Il mercato del biologico nasce da persone consapevoli, persone che ci hanno tramandato la tradizione, e quindi il mercato è fatto locale, secondo certi criteri della tradizione. Quindi l'elaborazione, parlando della pasta, vengono fatte nel biologico tradizionale secondo quelle vecchie linee guida, che sono prodotto coltivato in loco, macinato fresco, macinato a pietra, perché sappiamo perché, trasformato in maniera lenta,
quindi con le vecchie trafile in bronzo, l'essiccazione viene fatta lenta, a bassa temperatura, per dare quel prodotto di qualità organolettica elevata. Adesso è entrato la grande distribuzione, perché quando il mercato si è fatto, non era appetibile, la grande distribuzione non considerava il biologico. Adesso il mercato è diventato molto appetibile. Sta succedendo questo, è un discorso che noi stiamo già affrontando all'interno del mercato del bio, di quelli sostenibili, no? La grande distribuzione adesso fa biologico, quindi fa marketing, e tutti dicono, figo, c'è biologico, vado a comprare il bio nel supermercato, e costa meno. E allora dico, siamo fessi noi che lo vendiamo caro. Alcuni produttori si organizzano proprio in doppia filiera, no? Voglio distribuire, tenere il piede in due scarpe, distribuisco alla grande distribuzione, distribuisco alla piccina distribuzione. Cosa succede nella grande distribuzione? Succede proprio questo, che questi signori, che adesso prenderanno il grosso del mercato del bio, io mi auguro comunque che domani sia tutto bio, a prescindere, perché almeno in terra si coltiva in maniera sostenibile. Non mettiamo pesticidi, concimi, e va bene. Purtroppo il biologico sarà un prodotto industriale del futuro. Verrà trasformato in tutti i modi possibili a livello industriale. Metteranno tutti quegli additivi che si potranno mettere. Sempre derivati da prodotti biologici. Sempre derivati da prodotti biologici. Per il sciroppo, perché però dovremmo trasportarlo da qua fino in Argentina. Quindi sarà un prodotto industriale a bassa qualità organolettica, quindi farine macinate l'anno prima. Farine, grani che arrivano in giro per il mondo. Purtroppo sappiamo, dicevi tu, le truffe, le frodi, e ci sono, è facile. Il biologico è controllato, quindi la filiera è molto stretta, cioè se controllano me, controllano te, tutta la filiera, prima o poi qualcuno ci casca. Il problema è proprio questo, però la qualità del cibo sarà di nuovo scarsa. Se oggi mangiamo bio in filiera corta e secondo le tecniche di lavorazione tradizionale, noi facciamo pane, ma chi fa la pasta, chi fa i succhi di frutta, e viene venduto il prodotto al giusto prezzo, al valore del cibo che ti nutre, non del cibo che ti ingozza e ti riempie la pancia, fra 5, 6, 10 anni noi troveremo il mercato del biologico convenzionale, tra virgolette, con gli stessi sistemi di produzione scarsa, quindi nella pasta è una... immaginate, una tramoggia, buttano dentro la farina che arriva da chissà da dove, macinata l'anno prima, sì, quindi vecchia. Noi sappiamo che le farine, quando, come tutte le frutta, quando un chicco lo rompi, la farina ossida nel tempo, no? Più tempo passa e più la farina ossida e perde le proprie qualità organolettiche. Quindi se io la macino a luglio e oggi che l'anno dopo con quella farina faccio la pasta, a livello organolettico ho poche qualità e mi ritroverò nel mio piatto. Anche nutrizionale, oltretutto. Quindi due... Quindi... è ovvio che loro faranno questo mestiere per rubarci quello che era il nostro business, tra virgolette. E quindi bisogna imparare a distinguere tra un prodotto artigianale curato, fatto in un certo modo, a filiera corta, nei giusti tempi, dare il giusto valore, pagarlo, il giusto il tempo che ci vuole. Se io lavoro con gli uomini devo pagare gli uomini, se lavoro con le macchine pagherò le macchine. Però se noi continueremo a privilegiare il supermercato, è chiaro che finiremo in questa grande di nuovo calderone dove tutto il lavoro di buon senso e di etica sparirà. Infatti si stanno tutti organizzando.